So benissimo che aspettavate da tempo questa guida. Da questo momento in poi, una nuova distribuzione affiancherà Arch nel corso della nostra esperienza con GNU Linux. Sto parlando di Gentoo. Andiamo subito al sodo. Quali sono i punti di forza di Gentoo? Esattamente come abbiamo visto con Arch per tutto questo tempo, adotta dei sistemi per costruire un'installazione modulare su misura della macchina ospitante. Ricollegandosi al punto precedente, proprio perché l'installazione Gentoo la si costruisce in base all'hardware, tutto il software che si andrà ad installare successivamente sarà ottimizzato al 100%. Nel 90% dei casi, Gentoo non installa pacchetti binari, quindi già compilati, ma provvede a scaricare i sorgenti e compilarli sulla macchina stessa secondo i parametri di compilazione impostati durante la prima installazione. La distro è molto stabile e leggera, tant'è che un po' come Debian distribuisce software collaudato e testato, a discapito però delle versioni che non sono proprio le ultime appena arrivate. È comunque possibile aggiornare il software tramite repository aggiuntivi o passando al ramo testing dove i pacchetti sono più aggiornati. Gentoo si installa da riga di comando. Ufficialmente non esistono installer grafici e i punti di forza che ho citato prima possono da un altro lato essere punti deboli in base alle preferenze e all'esperienza dell'utente stesso. Vi sarete sicuramente resi conto che proprio come Arch non è una distro per chi vuole tutto pronto, bello e fatto, va tutto configurato a mano tramite console, cosa che potrebbe spaventare l'utente Linux alle prime armi. È una distro per chi ha pazienza, l'installazione richiederà molte ore di attenzione per la configurazione e la compilazione, che chiaramente variano in base all'hardware di cui si sta usufruendo. Esattamente come per Debian, se amate la stabilità e ve ne fregate di avere l'ultima novità, Gentoo fa per voi, altrimenti optate per Arch. Parliamo dunque dei requisiti di sistema e delle architetture disponibili. Gentoo è disponibile per diverse piattaforme e naturalmente anche per le classiche x86 e x86 a 64 bit. I requisiti variano in base al tipo di installazione che si andrà a fare, ma quelli di base generici sono 256 MB di RAM e almeno 2,5 GB di spazio su disco, e chiaramente una CPU che supporti l'architettura scelta. Ultima nota prima di cominciare, la guida è pensata soprattutto per chi ha già un po' di dimestichezza con il mondo Linux. Io non mi assumo nessuna responsabilità su eventuali perdite di dati e in ogni caso un backup è sempre consigliato. Detto questo, rechiamoci su gentoo.org/downloads e scarichiamo l'ISO di installazione minimale per la nostra architettura. Per creare una chiavetta USB avviabile vi consiglio su Windows il software Win32 Disk Imager, link in descrizione col quale dovrete indicare file ISO e chiavetta per poi procedere con la scrittura. Sui sistemi Unix-like potete usare il comando dd-if uguale file ISO o f uguale percorso chiavetta. A questo punto, se dobbiamo fare un dual boot, dobbiamo dedicare a Gentoo una porzione di spazio del nostro hard disk per il sistema. Dai sistemi Microsoft si può utilizzare lo strumento gestione disco. Tasto destro sul logo di Windows, gestione disco. Basta poi fare un altro clic destro sulla partizione Windows, selezionare riduci disco e scegliere una quantità in megabyte da dedicare al nuovo spazio libero. Su Linux si può usare un partizionatore come gparted per fare la stessa cosa. Ricordatevi però che non va fatto a sistema operativo avviato, ma bensì da una live oppure da un'altra distribuzione GNU Linux che risiede in un'altra partizione o in un altro disco. Una volta fatto questo, dobbiamo riavviare il computer con la chiavetta USB inserita e premere il pulsante per far partire il boot selector, che varia a seconda del produttore. In genere le combinazioni sono ESC, F2, F8, F10 o F11. Per questo vi consiglio di consultare la documentazione del produttore della scheda madre o del PC. Su PC UEFI bisogna disattivare il Secure Boot prima di procedere.
Selezioniamo quindi la chiavetta e aspettiamo che ci compaia la schermata del bootloader, differente a seconda se ci troviamo su BIOS o sui file, ma in entrambi i casi premiamo invio per proseguire. Partirà quindi il caricamento del kernel, seguito dall'init OpenRC, che è l'init system predefinito su Gentoo, e a un certo punto ci verrà chiesto di selezionare il layout della tastiera da utilizzare in fase di installazione. Ogni layout è contrassegnato da un numero. Per quanto riguarda l'italiano è il 21, quindi digitiamo 21 e diamo invio per proseguire col caricamento. Arrivati alla schermata della shell, dobbiamo innanzitutto connetterci alla rete per far sì che la live si possa collegare ai repository ufficiali. Nel caso di una connessione cablata, in genere non è necessario fare niente, naturalmente questa live include già di suo i driver per la maggior parte delle schede di rete in circolazione. Per quanto concerne il Wi-Fi, dobbiamo usufruire dell'utility WPA Supplicant. Con Nano creiamo un nuovo file di configurazione su etc/wpa-supplicant e lo chiamiamo wpa-supplicant.conf, esattamente così. Al suo interno dobbiamo inserire le seguenti stringhe: ctrl-interface uguale dir tutto maiuscolo uguale var run wpa-supplicant, group tutto grande uguale will tutto minuscolo. Poi a capo scriviamo update-config uguale 1. Fatto questo, salviamo il file di configurazione con Ctrl-O, diamo invio e chiudiamo con Ctrl-X. Adesso digitiamo ifconfig e verifichiamo quale nome porta la nostra scheda Wi-Fi secondo il sistema. Appuntato il nome, andiamo a modificare il file etc.conf.d wpa-supplicant e dentro le virgolette dei WPA Supplicant Arguments inseriamo meno b grande, meno i piccolo, nome dell'interfaccia Wi-Fi che avevamo visto prima, meno c piccolo e poi il percorso etc.wpa-supplicant.conf. Anche in questo caso salviamo il file e chiudiamolo. Adesso scriviamo etc.init.d WPA Supplicant Start. Questo è per far partire il servizio. Dopodiché proseguiamo con WPA-CLI. Questa utility a riga di comando ci permette di configurare il punto d'accesso e salvare i file di configurazione. Il primo comando che dobbiamo digitare è scan, in modo tale che la scheda di rete analizzi i punti d'accesso disponibili. Per consultare l'elenco dei punti d'accesso trovati, scriviamo scan-results. In questo modo ci verrà proposto l'elenco dei punti d'accesso compatibili. Scriviamo add-network, il quale output numerico corrisponde all'ID che verrà assegnata a questa rete, quindi i comandi successivi si baseranno proprio su questo ID. Dopodiché scriviamo set-network 0 SSID e poi tra virgolette il nome della nostra rete Wi-Fi. Poi diamo set-network 0 in questo caso PSK e sempre tra virgolette la password della rete. Infine scriviamo enable-network e poi l'ID in questo caso 0. A questo punto attendiamo che il sistema si connetta. Se l'output visualizzato sarà il seguente, la connessione è avvenuta con successo. Scriviamo quindi save-config per salvare i dati sul file di configurazione e successivamente quit per uscire dall'utility. Da ifconfig potremo inoltre constatare che ci verrà assegnato un indirizzo IP interno. Inoltre possiamo verificare se i DNS funzionano correttamente provando a pingare il server di Google. Il prossimo passaggio riguarda il partizionamento del disco per Gentoo. La procedura vale sia per chi deve fare il dual boot, sia per chi vuole installare solo la distribuzione. Digitiamo fdisk-l
per avere un elenco completo dei dischi presenti sulla nostra macchina. In Linux ogni drive corrisponde a un percorso e di solito le unità di archiviazione sono contrassegnate dal percorso devsdx, dove x è una lettera. Le partizioni sono invece contrassegnate da un sottopercorso, se così vogliamo definirlo, devsdxy, dove y è un numero inerente alla partizione stessa. Per capire qual è il nostro hard disk è molto semplice. Innanzitutto ogni percorso è affiancato da una dimensione, quindi in questo caso abbiamo per esempio un drive da 250 giga, quello è il drive corretto su cui dobbiamo installare la distribuzione, senza contare che inoltre ci sono pure le partizioni dedicate a Windows, come è possibile constatare, quindi abbiamo la totale sicurezza che quello sia il nostro disco su cui vogliamo installare Gentoo. Nello specifico è devsda, quindi appuntiamo il percorso e scriviamo cfdisk devsda per avviare il partizionatore. Dentro il partizionatore possiamo spostarci con i tasti freccia verticali tra le partizioni e con i tasti freccia orizzontali tra le opzioni sottostanti. A questo punto direi che siamo pronti per creare le partizioni dedicate, ma prima ascoltatemi attentamente. Su un sistema UEFI è obbligatoria la creazione di una partizione EFI in cui verranno contenuti tutti i file di boot dei sistemi operativi. Nel caso di un dual boot la partizione è già presente, tant'è che in questo caso, avendo installato Windows in precedenza, c'è già una partizione EFI. Qualora però non aveste un dual boot, bisogna creare una nuova partizione da un centinaio di mega e cambiarne il tipo in EFI System. EFI ha avuto una diffusione su larga scala a partire dal 2012, da quando è uscito Windows 8, quindi qualsiasi PC acquistato negli ultimi anni avrà sicuramente EFI. Per quanto riguarda i sistemi un po' più vecchiotti, quindi quelli col BIOS, non è necessaria la presenza di questa partizione, in quanto il bootloader viene scritto nei primi cluster della tabella partizioni. Chiuso il discorso sulla partizione EFI, e adesso questo vale per tutti, dobbiamo creare una partizione di tipo Linux File System, il quale tipo viene assegnato di default, e poi ne dobbiamo creare un'altra di tipo Linux Swap, che ci serve per la swap, appunto. Nei sistemi BIOS, per via del fatto che si usa solitamente il master boot record per la tabella partizioni, verrà chiesto se la partizione che si andrà a creare deve essere primaria o estesa. Il consiglio personale è quello di creare una partizione primaria per il sistema e poi una partizione estesa nella quale si dovrà creare una partizione logica per la swap. In realtà Linux può funzionare anche su partizioni logiche, ma è consigliabile utilizzare i sistemi operativi su partizioni primarie. Questo discorso non riguarda i sistemi UEFI, in quanto utilizzano solitamente la tabella partizioni GPT, che non fa alcuna distinzione tra partizione primaria e logica. Una volta fatto ciò, selezioniamo Write e poi diamo Yes per scrivere le modifiche. Infine usciamo. Quindi diamo un fdisk-l per vedere come è stata riorganizzata la nuova mappa partizioni. A questo punto, utenti UEFI, per chi ha creato una nuova partizione EFI bisogna digitare mkfs.vfat -f32, mi raccomando la F grande, e il percorso corrispondente alla partizione di tipo EFI System. Chi sta utilizzando una partizione EFI già esistente non usi assolutamente questo comando, in quanto eliminereste il bootloader del sistema operativo presente. Adesso, e questo è per tutti, formattiamo la partizione Linux con mkfs.ext4 e poi il percorso della partizione Linux. Infine, creiamo la swap con mkswap, percorso swap. Fatto questo, possiamo procedere col montaggio delle partizioni. Montiamo la partizione Linux con mount, percorso partizione Linux, e poi mnt gentoo. Poi per chi usa EFI creiamo una nuova directory chiamata boot dentro mnt gentoo col comando mkdir,
e montiamo la partizione EFI dentro questo percorso, sempre col comando mount. È possibile inoltre visualizzare un elenco delle partizioni montate digitando il comando mount. Infine montiamo la swap con swap-on percorso swap. Fatto questo, spostiamoci sul percorso MNT Gen2 col comando cd e digitiamo links gen2.org. Questo è un browser testuale di cui usufruiremo per scaricare il pacchetto dello stage 3 di Gen2. Infatti, digitando questo comando abbiamo aperto il sito ufficiale di Gen2 in modalità testuale sul terminale. Adesso dobbiamo spostarci su Downloads utilizzando i tasti freccia verticali e poi premiamo invio per aprire la pagina. Fatto questo, cerchiamo la nostra architettura, in questo caso AMD64 o x86-64 è la stessa cosa, e selezioniamo la voce chiamata Stage 3. Ci viene chiesto se scaricare il pacchetto, cosa che noi ovviamente confermiamo, dopodiché partirà automaticamente il download dello Stage 3. A download completato premiamo Q per uscire da Links, confermando chiaramente, e scriviamo nella console tar-xvpf pacchetto stage, se premiamo tab viene automaticamente scritto il nome, due volte meno xattrs, poi un altro meno, include, uguale, apriamo virgolette e scriviamo asterisco, poi punto e poi di nuovo asterisco e infine chiudiamo virgolette. E poi due volte meno numeric meno owner. Quindi diamo invio. Fatto questo, partirà l'estrazione dell'intero contenuto dentro il percorso MNT Gen2. Se il formato dello stage scaricato dovesse finire con BZ2 anziché XZ, utilizzare l'opzione -xvjpf. Fatto questo, andiamo ad editare il primo file, che sarà quello che determinerà come Gen2 dovrà compilare i pacchetti che andremo ad installare. Con Nano apriamo il percorso MNT Gen2 etc portage make.conf e vediamo com'è costituito. Dunque, a noi in questo momento ci interessa impostare cflags, che è una variabile che determina i flag da far utilizzare al compilatore nella fase di compilazione dei sorgenti. Per approfondire potete consultare l'handbook di Gen2, in questo momento l'unica flag che andremo ad aggiungere sarà, oltre a quelle esistenti, -march uguale native. Questa flag dice al compilatore di ottimizzare il codice per la nostra architettura e non in maniera generica. Sotto cflags andiamo ad aggiungere un'altra variabile chiamata makeopts, che ci consente di velocizzare il processo di compilazione utilizzando più core simultaneamente. Di solito si consiglia di impostare un valore pari al numero di core del nostro processore più 1. Avendo dedicato 2 core a questa macchina virtuale, andrò a scrivere makeopts, tutto grande, uguale e tra virgolette -j3. Ossia 2 core più 1. Se sul vostro PC avete 4 core sarà -j5, 6 core andrò a scrivere -j7 e così via. Tenete conto comunque che non sempre questa regola è valida e ci sono casi in cui si è riusciti ad ottenere le stesse prestazioni mettendo il numero preciso di CPU. Insomma, questo si potrà modificare in ogni caso dopo. Per il momento, dando per scontato che la regola valga sempre, facciamo così. Un'altra variabile da configurare è use, uno dei punti di forza di Gen2 che consente la modularità estrema del sistema. Tramite questa variabile possiamo infatti fare tante cose, ad esempio eliminare qualsiasi traccia di altri init system. Se utilizziamo GNOME di installare software sfruttando le sole librerie GTK, togliendo tutta la parte dedicata alle Qt, abilitare il supporto a certe librerie grafiche o a certi set di istruzioni, e così via. In questo momento andiamo a scrivere use
sempre tutto grande, uguale e tra virgolette meno systemd e poi dbus. Ogni flag va ovviamente spaziato. Scrivendo questi due flag abbiamo attivato il supporto a dbus e disattivato quello per systemd. Infatti vi faccio notare che il flag systemd è preceduto da un meno, il quale significa che va esclusa qualsiasi cosa che ha a che fare con systemd. E bisogna fare così con qualsiasi flag che non desiderate. Per esempio, volete togliere il supporto a gnome? Utilizzate meno gnome. E così via. Quindi una volta fatto ciò, salviamo e usciamo. Adesso è arrivato il momento di impostare i mirror dai quali si andranno a reperire i pacchetti. In Italia non ce ne sono, possiamo però selezionare quelli dei paesi più vicini, ad esempio la Francia. Scriviamo mirror select, meno i, meno o, poi due volte il segno del maggiore, e poi il percorso mnt gentoo e tc portage make.conf. Fatto questo si aprirà questa schermata in cui con i tasti freccia verticali possiamo spostarci tra i server. Con lo spazio selezionare e abilitare le opzioni che ci interessano e poi per confermare con invio. Cerchiamo i server francesi, li selezioniamo e infine diamo invio per confermare e uscire. Vi dico subito che i server più veloci sono quello di Free e quelli di OVH. Fatto questo, creiamo una cartella chiamata repos.conf scrivendo mkdir-p e poi il percorso mnt gentoo etc portage repos.conf. Dopodiché scriviamo cp mnt gentoo usr share portage config repos.conf e poi il percorso di destinazione che è mnt gentoo etc portage repos.conf gentoo.conf. Infine copiamo le impostazioni del DNS dalla live al nuovo sistema con cp etc resolve.conf che è il percorso della live e poi il percorso di destinazione che è mnt gentoo etc resolve.conf. Adesso dobbiamo montare le partizioni necessarie al kernel Linux. Queste sono proc, sys e dev. Scriviamo mount -t proc slash proc e poi slash mnt gentoo proc. Poi scriviamo mount due volte meno rbind slash sys slash mnt gentoo sys. Poi scriviamo mount due volte meno make meno rslave tutto attaccato mnt gentoo sys. Poi mount due volte meno rbind slash dev e poi slash mnt gentoo dev. Infine, mount due volte meno make meno rslave mnt gentoo dev. Faccio notare che i mount con make rslave servono soprattutto per far funzionare correttamente systemd. A questo punto vi starete chiedendo, ma il supporto a systemd non l'abbiamo tolto? Vero, ma se in futuro per necessità dovessimo cambiare init, questo passaggio non dovremmo farlo più, ma al limite dovremmo abilitare il supporto nel kernel e cambiare profilo, e dopo capirete che cosa intendo con cambiare profilo. A questo punto siamo pronti per entrare in chroot sul nuovo ambiente. Scriviamo chroot mnt gentoo e poi la shell bin bash. Siamo dentro, ora scriviamo source etc profile e infine export ps1 tutto grande uguale tra virgolette tra parentesi chroot e poi fuori dalle parentesi simbolo del dollaro ps1.
Adesso che siamo dentro il nuovo sistema Gentoo, dobbiamo scaricare l'ultima immagine di Portage, il package manager di Gentoo. Per fare questo diamo un emerge meno Weber Resync, questo comando tutto attaccato, e attendiamo il download e l'installazione dello snapshot. Poi diamo un emerge due volte meno sync per aggiornare il repository della distribuzione. Passiamo quindi alla selezione del profilo. Dovete sapere che Gentoo mette a disposizione una serie di profili che consentono di configurare il sistema in maniera più specifica. Ad esempio, oltre al profilo principale, esiste un profilo per systemd, uno per GNOME e uno per KDE. Qual è la differenza? Se ad esempio selezioniamo GNOME, l'intero sistema verrà configurato e predisposto per funzionare con GNOME. Idem se selezioniamo KDE, il sistema verrà predisposto per KDE. Se invece dobbiamo configurare un sistema in maniera generica, quindi senza preferenza, l'ideale è appunto scegliere un profilo normale tra quelli stabili. Scriviamo select profile list per visualizzare la lista dei profili disponibili. Quello di default è in genere già selezionato e prevede l'uso di OpenRC senza altre preferenze. È un sistema generico a tutti gli effetti. Ci sono anche i profili no multilib che consentono di avere un ambiente contenente librerie per l'architettura nativa. Quindi se si desidera un ambiente completamente a 64 bit, potete prenderli in considerazione. Inoltre potete constatare che ogni profilo è contrassegnato da un numero. Per cambiare profilo poi basta scrivere select profile set e il numero del profilo. Dopo ogni cambio profilo è bene dare questo comando emerge due volte meno ask due volte meno update due volte meno dip due volte meno new use e poi chiocciola world. Confermiamo quindi il merging dando yes. A seconda di quanto il cambio profilo ripercuote sul sistema, l'aggiornamento impiegherà più tempo. Se ad esempio state passando al profilo GNOME, l'aggiornamento sarà molto più lungo in quanto la distribuzione sta inoltre cambiando init system da OpenRC a systemd. Comunque non vi preoccupate perché per GNOME esiste anche la possibilità di utilizzarlo con OpenRC grazie ad una versione patchata. Terminato l'aggiornamento, andiamo ora a configurare la parte dedicata alle lingue. Ritorniamo quindi nel file etc.portagemake.conf, solo che stavolta possiamo togliere la parte inerente a MNT Gentoo, visto che siamo già dentro il nuovo sistema. E andiamo ad aggiungere le seguenti variabili. Linguas, tutto grande, uguale, tra virgolette, IT. E poi sotto L10N, tutto grande, uguale, e tra virgolette, IT. Salviamo e chiudiamo il file, dopodiché diamo questo comandone emerge, due volte meno ask, due volte meno dip, due volte meno changed, meno use, tutto attaccato, due volte meno with, meno bdeps, uguale y, chiocciola, world, per aggiornare i file di localizzazione dei programmi già installati. Adesso impostiamo il fuso orario. Scriviamo echo, tra virgolette, Europe slash ROM, poi segno del maggiore e poi il percorso etc time zone. Dopodiché diamo emerge due volte meno config sys meno libs slash time zone meno data. Possiamo inoltre verificare se l'hardware clock è impostato su UTC scrivendo cat e il percorso etc.conf.d.hvclock. Quindi verifichiamo che la voce rispettiva sia impostata su UTC, eventualmente modifichiamola con un editor come Nano. Aggiungiamo ora la lingua italiana col charset UTF scrivendo locale def meno i IT piccolo, trattino basso, IT grande,
meno F e poi tutto maiuscolo UTF meno 8 e poi IT trattino basso IT punto UTF meno 8 esattamente per come è scritto. Poi scriviamo echo tra virgolette IT trattino basso IT punto UTF meno 8 UTF meno 8 e poi fuori dalle virgolette due volte il segno del maggiore e poi il percorso etc locale.gen. Dopodiché diamo un locale meno gen per generare la lingua. Possiamo ora visualizzare l'elenco delle lingue disponibili con eselect locale list. Dopodiché diamo un eselect locale set e il numero corrispondente alla lingua italiana. Adesso cambiamo il layout della tastiera modificando il file etc conf.d keymaps e andiamo a modificare il contenuto tra le virgolette della voce keymap da us a it. Infine salviamo e usciamo. Il prossimo passaggio è facoltativo e consiste nel cambiare l'editor predefinito. Io mi trovo molto bene con Nano, quindi vado a scrivere eselect editor list per vedere quali sono disponibili. E poi do eselect editor set e il numero corrispondente all'editor nano. Fatto questo, diamo i seguenti comandi. nv-update, tutto attaccato, poi di nuovo source etc profile e infine export ps1 uguale tra virgolette, tra parentesi chroot, simbolo del dollaro, ps1. Fatto questo, verifichiamo che il servizio dbus sia attivo con etc init.d dbus start. Infine, abilitiamolo per l'avvio automatico con rc-update tutto attaccato add dbus default. Benissimo, adesso è arrivato il momento di procedere con la creazione dell'fs tab. Un file che deve contenere la tabella dei file system da montare all'avvio del sistema operativo. Innanzitutto appuntiamo di nuovo da fdisk-l quali sono le partizioni che ci interessano. In questo caso prendiamo il percorso della partizione di sistema, della swap, e chiaramente essendo su un sistema IFI dobbiamo tenere in considerazione anche la partizione IFI. Andiamo quindi ad editare il file etc fs tab e aggiungiamo alla fine le seguenti stringhe. Per la partizione IFI scriviamo il percorso della partizione, poi possiamo spaziare col tab slash boot, altro spazio vfat, altro spazio defaults, altro spazio 0, altro spazio 2. In sostanza cosa abbiamo scritto? La prima parte è quella inerente al percorso della partizione, che avevamo appuntato dal comando fdisk-l. Slash boot è il punto di mount, vfat è il file system, defaults è un'opzione, 0 invece significa non far verificare questa partizione all'utility dump, mentre 2 serve per far sì che fsck verifichi una partizione che non sia quella di root. Dobbiamo quindi fare la stessa cosa per la partizione di sistema. Percorso partizione, punto di mount slash, significa la cartella root, file system ext4, noa time, e poi 0 e poi 1. Per la partizione swap, percorso partizione, non abbiamo alcun punto di mount, quindi scriviamo none. Il file system si può dire che sarebbe in questo caso la swap, sv e poi 0 e infine 0. Fatto questo, salviamo il file e chiudiamolo. Passiamo ora alla compilazione del kernel. Installiamo il pacchetto gentoo sources con emerge, due volte meno ask, e poi tutto attaccato sys-kernel slash gentoo sources. Diamo quindi conferma per fare il merging con yes e aspettiamo il termine dell'installazione. Dopodiché installiamo anche il pacchetto genkernel con lo stesso comando, solamente che il percorso sarà syskernel
/genkernel. Ecco, potrebbe capitare, quando installate un qualsiasi pacchetto su Gentoo, che non vi si chieda subito di fare il merging, ma di apportare dei cambiamenti ai file di configurazione prima di procedere. Bisogna dare yes e poi scrivere il seguente comando, etc-update. Nel prompt successivo dobbiamo dare -3 e poi ad ogni richiesta di sostituzione dobbiamo dare yes. A questo punto dovremo essere in grado di installare il pacchetto. Quindi ridiamo il comando per installare genkernel e diamo yes alla richiesta di merging. Il blocco dell'installazione non è sempre dovuto a questo, potrebbe capitare che vi siano anche dei pacchetti in conflitto e quindi dovete prima procedere con sistemare la situazione e infine ritentare l'installazione. Voi leggete sempre quello che vi dice la distribuzione al momento dell'installazione, in maniera tale che abbiate le idee chiare. Se invece vi dice i file di configurazione necessitano aggiornamenti bla bla bla, potete provare con questa soluzione. Ricordo che tutti i pacchetti vanno compilati su macchina prima di essere installati, per cui i tempi variano a seconda delle caratteristiche hardware. Una volta che l'installazione è terminata, andiamo a modificare il file etc-genkernel.conf in cui dobbiamo cambiare il parametro menu config da no a yes. Salviamo e chiudiamo, e fatto questo diamo un genkernel due volte meno install e poi all. Attendiamo quindi che ci appaia il menu di configurazione del kernel. Dunque, qui dentro è possibile impostare qualsiasi cosa concessa dal kernel Linux, come abilitare il supporto a determinati driver e ottimizzare il kernel nello specifico per l'architettura. Possiamo spostarci tra le voci con i tasti freccia verticali e tra le opzioni sotto con i tasti freccia orizzontali, e quindi selezionare con invio. Per esempio, se entriamo dentro la voce Gentoo Linux e dentro Support for Init Systems, possiamo abilitare il supporto per OpenRC, che è di default, e Systemd, necessario se poi in futuro volete passare a Systemd. Spostiamoci su Exit per tornare indietro e andiamo su Processor Type and Features. Qui dobbiamo recarci su Processor Family e selezionare per quale tipo di processore nello specifico il kernel deve essere ottimizzato. Le scelte non sono tantissime, per cui se non siete sicuri per quanto concerne l'architettura x86 a 64 bit, lasciatelo su Generic, mentre su altre architetture lasciate sempre l'opzione che vi propone Gentoo. Nel mio caso seleziono la voce Core 2 Newer Xeon, che va bene anche per i processori Intel più recenti, Ion i7-4790. Altra voce importante è quella inerente ai device drivers. Se c'è un driver specifico per il nostro hardware lo dobbiamo abilitare. Nel mio caso ci sono un paio di spunte da attivare per le macchine virtuali VMware, per cui andrò ad attivare queste, mentre per tutti gli altri casi dipende sempre dall'hardware. Vi posso dire comunque che in genere le opzioni predefinite vanno benissimo nella maggior parte dei casi, senza contare che in qualsiasi momento potrete riaccedere a questo menu e ricompilare il kernel anche dopo aver completato l'installazione. A questo punto spostiamoci su Save e confermiamo il salvataggio del file di configurazione. Dopodiché usciamo completamente dal menu config. Ecco quindi che partirà la compilazione del kernel, che sul mio hardware ha richiesto circa mezz'ora. Terminata la compilazione del kernel, possiamo passare alla configurazione della rete. Modifichiamo l'hostname della macchina andando ad editare il file etc-conf.d hostname. Successivamente scriviamo emerge, due volte meno ask, poi due volte meno no replace, tutto attaccato, net ifrc, quindi confermiamo. Per quanto concerne il wifi, bisogna installare col comando emerge, due volte meno ask, i pacchetti net-wireless /iw
e net-wireless/VPA-supplicant. Infine, e questo vale anche per l'Ethernet, installiamo il pacchetto di HCPCD. Adesso da ifconfig andiamo ad appuntare il nome assegnato all'interfaccia di rete da noi utilizzata, questo vale sia per i Wi-Fi che per l'Ethernet, e modifichiamo il file etc.conf.dnet aggiungendo la stringa config-basso il nome dell'interfaccia di rete uguale tra virgolette DHCP. Salvato il file, abilitiamo il servizio di DHCP per l'avvio automatico con rc-update add DHCPCD default. Adesso, per quanto riguarda l'Ethernet, dobbiamo spostarci sul percorso etc.init.d e scrivere ln-s net.lo e poi net.il nome dell'interfaccia di rete. Questo servizio va poi aggiunto all'avvio col solito comando rc-update. Per chi invece utilizza il Wi-Fi, dobbiamo scrivere VPA-passphrase, tra virgolette l'SSID della rete wireless e la password, anche questa tra virgolette, segno del maggiore, e il percorso etc.vpa-supplicant.conf. Adesso andiamo ad aprire questo file, assicuriamoci innanzitutto che sia SSID che password siano scritti correttamente, e poi aggiungiamo le stringhe ctrl-interface uguale dir, il percorso var run vpa-supplicant, poi di nuovo group uguale will, e poi sotto update-config uguale 1, esattamente come avevamo fatto all'inizio. Salviamo e chiudiamo, e andiamo a editare il file etc.conf.d/vpa-supplicant. per inserire gli stessi arguments che avevamo visto all'inizio. Fatto questo, possiamo abilitare il servizio per l'avvio automatico col comando rc-update add vpa-supplicant default. La connessione è configurata. Adesso dobbiamo installare un system logger, come ad esempio syskappalogd. Sempre con emerge, installiamo il pacchetto syskappalogd e aggiungiamo il servizio syskappalogd per l'avvio automatico. Ok, adesso è arrivato il momento di installare il bootloader. Naturalmente useremo grab. Prima di tutto ritorniamo sul file etc.portage-make.conf e aggiungiamo questa stringa. Tutto maiuscolo grab-platforms uguale, apri virgolette, adesso in minuscolo dobbiamo scrivere per un sistema IFI -64, mentre per un sistema BIOS semplicemente PC. Fatto questo, chiudiamo le virgolette. Ora qui c'è da fare un piccolo appunto. IFI 64 non si riferisce all'architettura del sistema operativo, ma bensì al firmware UEFI. La maggior parte dei sistemi IFI moderni sono a 64 bit, ma potrebbe capitare che vi sia qualche PC con un IFI embrionale, oppure qualche prodotto molto low cost che abbia un firmware a 32 bit. In quel caso bisogna utilizzare IFI-32. Comunque è davvero molto raro trovare un sistema IFI a 32 bit. Nessun problema per chi ha ancora il BIOS. Dunque, salviamo tutto e chiudiamo. E installiamo il pacchetto del bootloader grab2.2. Per far sì che grab rilevi altri sistemi operativi installati, installiamo anche OS-prober. Questo passaggio è obbligatorio per i sistemi BIOS, mentre UEFI ha un boot manager integrato che consente di scegliere quale sistema avviare tramite il boot selector. A questo punto su un sistema IFI digitiamo mount-o remount-rv e poi il percorso sys firmware IFI IFI vars. Dopodiché
grab meno install, due volte meno, target uguale x86-64 meno ifai, in questo caso, due volte meno ifai meno directory, uguale slash boot. Per quanto riguarda il BIOS, basta scrivere grab meno install percorso del disco. Se l'output visualizzato sarà questo, possiamo procedere con la generazione del file di configurazione con grab meno mkconfig meno o e poi il percorso boot grab.cfg. Adesso impostiamo una password di root con passwd e dopodiché creiamo un utente nuovo con userAdd -m -gGrande, aggiungiamo i gruppi will, audio, users, ogni gruppo va separato dalla virgola, meno -s, percorso bin bash, e poi il nome utente, in questo caso Xeon. Impostiamo anche una password per il nuovo utente e abbiamo terminato con la creazione di questo. Dopodiché, per facilitare l'uso del super user, installiamo da Emerge il pacchetto sudo e poi andiamo a modificare con vsudo il file sudoers, decommentando la scritta sotto allow members of group will to execute any command. Quindi salviamo e chiudiamo. Ok, adesso possiamo digitare exit per uscire da chroot e smontare tutte le partizioni. Quindi umount -r -grande, percorso della partizione boot montata per quanto riguarda i file e poi anche mnt gen2. Ricordatevi anche di uscire dalla directory mnt gen2 con cd, onde evitare l'errore che ho fatto io. Infine diamo un bel reboot. Come potete constatare, su UEFI è comparsa una nuova voce chiamata Gen2. Selezioniamola e se tutto è andato per il verso giusto comparirà il grab come su BIOS. Attendiamo quindi il caricamento del sistema e facciamo il login quando richiesto. Perfetto, siamo a buon punto. Adesso dobbiamo finire di configurare il nostro sistema, installare i driver e l'ambiente grafico. Ci loghiamo come root con su e riapriamo il file etc-portage-make.conf. Dopodiché andiamo ad inserire le seguenti flag use: alsa, pulse audio e x-grande. Quindi salviamo e chiudiamo. Dopo aver modificato i flag use, è buona regola dare un emerge, due volte meno ask, due volte meno update, due volte meno deep, due volte meno new use, chiocciola world. A questo punto installiamo il pacchetto alsa-utils e poi installiamo il server X e i driver video. Per quanto concerne quest'ultimi, chiaramente variano a seconda della scheda video. I driver che iniziano per XF86-video sono open source, mentre di solito i driver con altro nome sono quelli proprietari. Per quest'ultimi potrebbe essere inoltre necessario attivare ulteriori parametri nel kernel. In descrizione trovate le guide di installazione ufficiali per alcuni driver proprietari come quelli Nvidia. Per il momento comunque optiamo per quelli open source. Installiamo i pacchetti xorg-server, xorg-drivers e il nome del driver video, in questo caso xf86-video-vmware. Anche in questo caso è necessario alterare le configurazioni e poi fare quel passaggio visto prima con etc-update, prima di ripetere il comando. Ok, adesso siamo pronti per installare l'ambiente grafico. Come d'altronde avviene per Arch Linux, Gen2 offre una vasta selezione di DE pronti all'uso, che fondamentalmente sono i soliti GNOME, KDE, LXDE, Mate, eccetera eccetera. Piccola nota, per GNOME è necessario passare a systemd, d'altronde c'è anche il profilo dedicato, ma di recente è disponibile una versione patchata per OpenRC, permettendo quindi di poter usufruire di GNOME senza rivoluzionare l'intero sistema, perché comunque un cambio di init system non è cosa da poco.
Tenete inoltre presente che più è pesante il DE, più tempo impiegherà per l'installazione. Essendo la prima volta con Gentoo, magari provvediamo ad installare qualcosa di più leggero. Quindi opteremo per Mate. Installiamo il pacchetto Mate e a questo punto non ci resta che attendere il termine della compilazione e dell'installazione dei pacchetti. Perfetto, ci siamo quasi. Adesso installiamo i pacchetti LightDM e LightDM-GTK-Gritter. Successivamente installiamo i pacchetti Network Manager ed NM-Applet. Bene, ora andiamo ad editare il file etc.conf.d.xdm e cambiamo la stringa per il Display Manager in LightDM. Salviamo e chiudiamo. Ultimi colpi. Abilitiamo con RC Update i servizi XDM. Network Manager, mi raccomando, questo va scritto esattamente per come lo vedete, N grande, M grande, e poi disattiviamo i servizi DHCPCD con RC-Update del DHCPCD e stesso modo per il servizio net.nome interfaccia di rete. Per il Wi-Fi disattiviamo anche il servizio WPA-Supplicant. Adesso siamo pronti per riavviare. Diamo quindi Reboot. Se tutto è andato a buon fine, apparirà la schermata di login. Perfetto, benvenuti in Gentoo. Ci sono ancora degli ultimi accorgimenti da fare. Alcuni di questi non sono obbligatori, ma è bene farli al fine di migliorare la solidità del sistema. Intanto, per quanto riguarda Mate, andiamo a cambiare dalle impostazioni il layout della tastiera con quello italiano. Dopodiché, quello che vi consiglio di fare è di apportare una piccola modifica nell'FS tab per quanto riguarda i percorsi delle partizioni, ossia di sostituirli con gli identificativi delle rispettive. Questo perché, per un motivo X, il percorso delle partizioni potrebbe cambiare, rischiando quindi il blocco totale del sistema, mentre lo UUID rimane uguale. Quindi cosa dobbiamo fare? Per ogni partizione ricaviamo l'ID tramite root col comando dlkid e il percorso della partizione. Dopodiché, nel file etcfstab, sostituiamo il percorso di ogni partizione con UUID uguale id partizione. Niente di più semplice. Se stiamo utilizzando Gentoo come unica distro, oppure non vogliamo un doppio boot manager visibile su un sistema EFI, modifichiamo il file etc default grab decommentando e portando il timeout a 0 per poi rigenerare il file di configurazione col solito comando. Detto questo, in sovraimpressione trovate alcuni comandi importanti da utilizzare in un sistema Gentoo, oltre a quelli per installare i software utilizzati di solito. Avrete sicuramente notato che installare Gentoo non è poi così difficile come sembra, ma bisogna avere tanta pazienza e tempo. Però la soddisfazione di aver costruito un sistema così è davvero tanta. Arriveranno altri video su Gentoo. Nel frattempo, per quanto concerne la personalizzazione, potete fare riferimento alle guide realizzate su Arch Linux, nelle quali sostanzialmente cambia solo il modo con cui si installano i software, poi i procedimenti sono sempre quelli. Se avete domande, se vi serve aiuto o avete consigli al fine di facilitare l'installazione, non esitate a scrivere. Per questo video è tutto, grazie per la visione, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, a seguirmi sulla pagina Facebook, ma soprattutto ad iscrivervi al canale. Ciao a tutti!